Che cosa ti succede quando metti insieme gli SMS con Uber? Praticamente ti ritrovi con Bird Chain. Prima c'era quello del mercato che piace con gli investitori bravi, no? Adesso è arrivato l'altro amico, quello che gesticola un sacco, che ha un accento che sembra uscito dai Simpson. E io lì ti giuro mi sono fatto tante di quelle risate che sono andato anche a vedermelo più volte e a cercarlo perché ho detto no. Non può essere vero. Non so se la presentazione è un'idea di marketing riuscita bene. Preso da tutta questa curiosità, sono andato a studiarmi 40 pagine di white paper. Alla fine, guardandoci e capendo come funzionava, ho scoperto che c'è dietro un'idea invece abbastanza interessante. Qual è l'idea dietro a Bird Chain? Allora, tutti abbiamo dei piani tariffari per il telefonino che comprendono centinaia di SMS, ma poi alla fine della settimana quanti SMS hai mai mandato? Tre. Tre in tutta la settimana. E di tutti gli altri cosa te ne fai? Sicuramente in buona parte è anche una strategia dell'operatore per far vedere che ti dà un sacco di cose nel suo piano, però è anche vero che oramai tutti quanti la parte di messaggistica è stata completamente delegata alle app come WhatsApp e Telegram. E quindi tu ti ritrovi lì con un pacchettone di SMS che comunque sono tuoi, che comunque in un certo senso hai pagato e di cui non sai assolutamente che cosa fartene. Dall'altra parte ci sono invece delle aziende che hanno bisogno di degli SMS per consegnare dei messaggi, sia la pubblicità, ma sia anche tutta quella serie di servizi come il Remind Password, il Two Factor Authentication o gli SMS della banca, tutta quella serie di messaggi utili che poi ti arrivano che le aziende pagano. Il problema è che queste aziende pagano abbastanza per inviare questi messaggi, mentre tu ce li hai lì gratis. Oltretutto, il mercato della pubblicità su SMS funziona abbastanza perché se ci pensi non sei abituato, quando ti arriva un SMS lo prendi e lo guardi, no? Mentre la posta oramai la cancelli senza neanche leggerla, le parti della pagina web sei già allenato a filtrare fuori dal campo visivo, non ci sono, l'SMS quando ti arriva la curiosità ti arriva e comunque vai a guardartelo. E quindi da qui l'idea astutissima secondo me di mettere insieme queste due cose. BirdChain in sostanza che cosa fa? Ti scarichi un'app, gli dici quanti SMS sei disposto a venderli e l'app scarica messaggio e destinatari e incomincia a mandare dal tuo telefonino gli SMS che le aziende hanno bisogno di inviare. Ovviamente la prima cosa che sono andato a controllare è se manda messaggi ai tuoi contatti diretti nella tua rubrica. No, non lo fa. E quindi il bello dove sta? Che tu hai una risorsa che non usi, che altri vogliono e ti permette di andare praticamente a vendergliela nella criptomoneta o nel token che BirdChain ha creato apposta per questo tipo di scambio, questo tipo di commercio. Si tratta di un token ERC20, quindi fondamentalmente un token Ethereum. Le aziende che hanno bisogno di inviare questi SMS vanno a comprarsi questo token su un exchange, stesso exchange a cui poi dopo tu potrai andarli a vendere. Dal punto di vista delle criptovalute, magari ci sono ancora un paio di cose da andare a guardare, da capire bene, che dobbiamo studiarci, però mi è piaciuta parecchio l'idea perché comunque è molto la mentalità 2.0, no? Ed è anche bello poi vedere come comunque questi nuovi stimoli derivanti dall'avvento della blockchain ti permettano ogni tanto di tirare fuori qualche idea veramente interessante e veramente innovativa. Di questo token ci sarà un ICO che parte sabato 18, mi pare. Però al di là del fatto che uno voglia investirci o meno direttamente sull'ICO, sulla compagnia, installare l'app non costa niente, mal che vada uno qualcosina ci guadagna, perché no? Il bello dell'idea è questo qui. C'è una domanda, c'è un'offerta, li metti in contatto, tagli via degli intermediari, permetti ad entrambi di guadagnare un po', crei uno scambio all'interno sul tuo token, sulla tua moneta e vedi un attimino come vanno le cose. È l'Uber degli SMS e non devi neanche guidare.